non per raccontarvi il frutto delle mie ricerche, ma per leggervi un passo di un libro. Il libro in questione è Guide insolite, misteri, segreti, le leggende e le curiosità di Torino. È un libro scritto da Rossotti. Appunto, come vi stavo dicendo, non vi racconterò alcunché, ma semplicemente leggerò, è giusto una paginetta, perché questo libro è scritto a temi, quindi alcune cose durano pochissimo. E appunto, come avrete visto dal titolo del video, parlerò di un passaggio che si intitola Le Fate. Ho deciso di leggerlo e non raccontarlo perché appunto era talmente bello che nel raccontarlo si sarebbero persi alcuni passaggi, poi è talmente breve che è assurdo raccontarlo e non leggerlo. Quindi spero che vi piaccia e buon ascolto. Le fate. Dove vederle? Come incontrarle? Scomparse dal centro storico, dai giardini troppo affollati, le fate si dicono abitare oggi in zone ristrette e ben delimitate. Come alcuni prati intorno al castello del Valentino, in qualche angolo del giardino che fa da sfondo al Palazzo Reale, e in tratti di bosche della collina, in prossimità di fontanelle e piccoli ruscelli. Un vecchio detto fa sapere, dove c'è un rospo, là ci sono le fate. Non numerosi gli esploratori delle fate, più che mai quelli torinesi. Tengono all'incognito, al segreto totale, restii a parlare delle loro ricerche. Gli spiritisti si occupano dei fantasmi, gli esploratori delle fate investigano su tutto il piccolo popolo, la ricerca di elfi, gnomi, nannerotti, gli spiriti dei boschi e quindi delle fate. Personaggi importanti sono occupati a Torino delle tenere mini creature dei boschi, insoddisfatti di non trovare in campo letterario un testo a cui riferirsi, almeno nell'ambito italiano. Costrette a rileggere ciò che ne scrisse la Savi Lopez, oppure Catherine Brix, ma i sazi di guardarsi le policrome rassicurazioni di Cicely Barry Mercer. Non chiedono di più, non fanno troppe domande. Entrando in una libreria, mai si scoprirebbero dicendo, avete qualcosa sulle fate? Per non essere infastiditi dal sorriso incredulo della pur gentile commessa. Le fate si incontrano, si vedono, ma non vanno importunate. Sanno bene a chi mostrarsi e quando. Una signora torinese che confezionava bambole uscite dalla sua fervida fantasia tentò intorno agli anni 30 di dare vita a un circolo delle fate. Colta al volo con piacevole stravaganza, l'idea ebbe il successo di una stagione. Trovò l'adesione di qualche signora che non aveva nulla da fare, di un insegnante a riposo, perfino di un carrozziere che, c'è da esserne certi, non ebbe mai l'idea esatta di cosa sia una fata. Gli piacque quella bizzarria e vi acconsentì. Dopo qualche mese era già tutto finito e la signora si trovò sola a conservare quanto le era possibile con qualche fata in un linguaggio non accessibile ai più. Tuttavia si lasciò andare con un'amica, maestra elementare, che fissò poi in un quaderno qualche osservazione captata al volo. Risultava che a Torino, per vedere le fate, occorreva aver mangiato poco, indossare qualcosa di seta, anche un semplice fazzoletto. Avere le mani ben pulite, appena lavate. L'importante era desiderare di vederle e non appena fossero comparse, non pronunciare una sola parola, ovviamente per non impaurirle. Per i nannerottoli, che furono descritti alti in spanna e vestiti solitamente di rosso, la procedura era un po' differente. Ci voleva una preparazione geometrica, come il porti, per esempio, al centro di un triangolo disegnato sul pavimento con un gessetto.